Una sentenza che demoralizza il mondo animalista è quella emessa dal Consiglio di Stato che dà il via libera agli esperimenti del progetto Light Up sulla corteccia visiva dei macachi. Gli animali saranno accecati per poi, dopo qualche anno di sperimentazioni e sofferenze, essere uccisi. La grande mobilitazione, portata avanti con tanti e diversi mezzi, non è riuscita a portare a un reale cambiamento. La sentenza apre dunque alla possibilità di perpetrare nuove e continue sofferenze agli animali, nonostante le normative in vigore e nonostante la ricerca alternativa sia possibile e avvalorata da evidenze scientifiche. Sì, questa sentenza in realtà non ci stupisce perché già quando il Consiglio di Stato aveva dato a questo ente terzo, che è la Fondazione Bietti, il compito di verificare i punti principali, la Fondazione ha depositato un parere che non riprendeva minimamente in nessuna parte tutte invece le osservazioni che abbiamo portato noi insieme ai nostri consulenti, pagine e pagine di argomentazioni scientifiche e sul benessere degli animali, quindi sull'etologia, quali erano i criteri di legge non osservati, quindi dei punti che avevano delle concrete basi, non sono state assolutamente riprese da questa fondazione, che è come se non avessimo depositato nulla. Quindi questo ci aveva già fatto capire come sarebbe stato l'esito. Purtroppo noi ci abbiamo sperato fino alla fine, insieme a noi i 450.000 cittadini che hanno aderito alla campagna, alle tante persone, alle associazioni, ai professionisti che hanno voluto credere in una scienza diversa, perché ricordo che questa sentenza non solo mina gravemente la salute di questi animali che hanno già subito degli interventi, ne subiranno ancora e ancora al cranio, al cervello, verranno tenuti e bloccati per ore e ore nelle sedie di contenzione e troveranno la morte certa alla fine, oltretutto, ma è stata messa in discussione tutta la sperimentazione. Speriamo che questo sia stato comunque una breccia all'interno di un muro di gomma che non vuole cambiare, non vuole dialogare e non vuole essere trasparente.